Siamo con Giancarlo Lanza dei Broti di Caccioforte, siamo in Toscana, inquadriamo esattamente dove producete il vostro vino. Dunque, siamo in provincia di Grosseto, proprio nel comune di Scanzano, diciamo la parte sud di Scanzano, sulle colline che dominano la Valle dell'Albegna. Davanti al sito di Caccioforte, che è un antico santuario etrusco del III secolo a.C. Il nome I Botri ha un significato particolare? È il nome del vigneto, è il nome della località e anche dell'azienda. A livello storico, da quanti anni producete questo vino? Dunque, l'azienda è stata fondata dai fratelli Vecchieschi, che sono da più di 4 generazioni che fanno vino a Scanzano. La nostra azienda, il nostro vigneto, diciamo, è stato piantato nel 1970, per cui diciamo che i Botri di Caccioforte come vigneto esiste da circa 40 anni. Quando è arrivata la scelta biologica? Ma la scelta biologica è arrivata da subito. Io sono laureato in agraria e nell'89, dopo la laurea, abbiamo cercato un vigneto in Toscana che ci esprimesse una certa territorialità e cercavamo un posto dove poter fare il biologico già. E abbiamo trovato questa azienda che è circondata da 1000 ettari di macchia mediterranea, per cui il biologico era quasi una scelta obbligata, non si poteva fare altrimenti, insomma, ecco. Parliamo allora dei prodotti, quanti e quali sono? Facciamo un rosso e un bianco, da quest'anno hanno ottenuto tutte e due la denominazione comunale e prenderanno il nome di Nero di Scanzano e Bianco di Scanzano. La denominazione comunale viene data al comune ai prodotti tipici perché non vengono dispersi nel tempo, è un modo per fermare, insomma, la conoscenza su un prodotto. Quindi un'ulteriore valorizzazione a livello di certificazione, appunto, per far individuare al consumatore quelli che sono prodotti realmente di territorio. A livello organolettico, quali sono le caratteristiche del bianco e del rosso? Dunque, il bianco è un procanico malvasia con un pochino di ansonica, vermentino, bianconcello, che sono tutti vitigni autoctoni del territorio di Scanzano. Diciamo che è un vino da pasto, soprattutto da pasto, come anche il rosso, e si sposa bene sia con le carni bianche che con il pesce anche abbastanza grasso. Appunto, abbiamo detto, il Morellino di Scanzano si caratterizza sicuramente per un'austerità, per la potenza che è tipicamente toscana di questo vitigno, ma anche per la sua capacità poi in bocca di dare un risultato comunque morbido, piacevole, arrotondato, di non avere un tannino ultra aggressivo e quindi di riuscire ad abbinarsi bene con gran parte dei secondi piatti di carne, a base di carne, special modo sicuramente con un piatto di carne alla brace, magari una grande fiorentina. Sì, anche una, oppure anche col cinghiale fatto alla marimmana. Certo, tutte sicuramente delle scelte di grande gusto. La ringrazio. Grazie a voi.